Buongiorno a tutti, eccomi tornata con il terzo episodio di The Sims. Nell'ultimo episodio abbiamo mandato a scuola per la prima volta al liceo Aria e devo dire che è andata abbastanza bene. Stavolta in questo episodio mi piacerebbe giocare però con Lola, visto che ancora non l'abbiamo conosciuta molto bene. Una cosa però che vorrei fare prima di giocare con Lola è quella di far trovare il lavoro ad Aria. Alla fine dell'ultimo episodio vi ho chiesto quale lavoro far intraprendere ad Aria, visto che praticamente non ha soldi, la sua casa è vuota, non c'è assolutamente niente, ci sono pochissime cose, giusto l'essenziale, anzi in realtà nemmeno quello, quindi deve lavorare per prendere qualche soldino e per mettersi qualcosina in più. E quindi prima di giocare con Lola direi di far trovare questo lavoro ad Aria. Ed eccoci qui, innanzitutto sei tesa perché hai bisogno di... un sim teso non ha voglia di fare nulla perché ha bisogno di divertimento decisamente. Intanto nel frattempo qui ha conosciuto, come si chiama, mi è sfuggito il nome, Alberto. Ok, sono le 18 di martedì, quindi in realtà ha già fatto anche il suo secondo giorno di scuola perché ho giocato un pochettino con loro senza registrare. Però fatto questo direi di... gioca una partita così ti rilassi un attimino e poi, cioè ti diverti più che altro, e poi direi assolutamente cerca un lavoro. Perfetto, eccola qui, le bollette al momento non sono ancora da pagare, perfetto. Il meteo di oggi invece com'è? È abbastanza caldo e parzialmente nuvoloso, molto bene. Un'altra cosa che mi avete detto è quella di mettere all'ingresso il portaombrelli, in questo modo se pioverà avrà l'ombrello da utilizzare, quindi dovremo prenderlo sicuramente, questo sarà il prossimo acquisto. Ok, direi che può bastare. Ok, ed eccoci qua. Guardando i commenti sotto l'ultimo video mi sembra di aver capito che preferite farle fare la barista. La maggior parte delle persone ha scelto barista, era molto gettonato anche impiegata del fast food, però mi sa che alla fine ha stravinto babysitter. Quindi babysitter prende 33 simoleon all'ora, che non è affatto male, lavora dalle 18 a mezzanotte e lavora il sabato e la domenica, perché mi avete corretta sotto nei commenti dicendo che dal lunedì al venerdì sono i giorni liberi e invece lavora il sabato e la domenica. Ero convinta al contrario. Comunque direi che babysitter è il lavoro che fa per noi, decisamente sì. Piacerebbe comunque far provare anche ad un bambino lo scout, è una cosa proprio che voglio assolutamente provare, però vedremo con il proseguire di questa serie se arriverà un bambino. Nel frattempo accettiamo questa carriera. Perfetto, quindi innanzitutto devi fare i compiti, quindi nel frattempo facciamoli e fai i compiti, perfetto. Intrapresa la carriera di babysitter. Aria lavora come babysitter presso Anonima Babysitter, inizierà sabato alle 18. Ok, nel frattempo facciamole fare i compiti fino al 100%. Ottimo, la mandiamo a fare una doccia e poi passiamo al controllo di Lola. Fai una doccia. Perfetto, compiti finiti, bravissima, ottimo, dopo magari facciamo così, vieni qua e dormi, anche perché sono già le 10 di sera e domani si va a scuola. Perfetto, fatto questo direi di passare al controllo di Lola. Ed eccoci qua, innanzitutto io direi di cambiare il look perché non mi piace il difetto che fa questa maglietta, quindi poi te la dovrò cambiare e mettiamo questo invernale, decisamente è troppo per questo periodo, quindi mettiamo questo qui. Lei si trova in questo lotto. Ah, ok, si trova a scuola. Ma cosa ci fai a scuola? Cioè, no, vai a casa. Cosa ci fai a scuola? Tra l'altro piove, quindi facciamo una prova. Facciamola venire qui fuori. Vediamo un po'. Gioca sotto la pioggia, vediamo un attimino. Bellissima questa gonnellina, mi piace un sacco. Ok. Triste, per quale motivo sei triste? Solitudine, ti senti triste per la mancanza di tempo trascorso con altri sim, poverina. Dai, gioca un po' sotto la pioggia. Ah, ok, così. Semplicemente. Ok. Hai bisogno di socializzare un pochettino, allora sai, mandiamo un messaggio a qualcuno, invia un sms felice e lo mandiamo a Aria e poi magari facciamo
chiacchiera con Aria, vediamo. Oddio, sono le 2:25, è meglio che vai a scuola, a casa a dormire, però direi di sì. Quindi dopo vai a casa. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra sim preferita, se preferite Aria oppure Lola. Io al momento non ho ancora una preferita, mi piacciono entrambe. Ok, cosa sto dormendo? Richiama più tardi. Hai ragione, effettivamente l'abbiamo messa a dormire. Ok, e così sta andando a casa col suo ombrellino. Comunque adoro questa espansione stagioni perché rende il gioco ancora più bello. Bellissimo con la pioggia e l'ombrello. Ok, ed eccoci qua, Lola. Direi che hai bisogno assolutamente di venire a dormire. Comunque, guardiamo, già che ci siamo nel suo appartamento, impostiamo le luci automatiche. Ok, tutte le luci, perfetto. Quindi abbiamo l'ingresso molto semplice e subito si va nella camera da letto. Ha un letto matrimoniale, quindi non è fatto male. C'è un piccolo bagno con la doccia, c'è un divano, una TV piccolina, però molto meglio di quella di Aria, un tavolo da pranzo e poi c'è la cucina che non è affatto male. Tra l'altro lei ha anche molti più soldi, quindi potremmo sistemare dopo la sua casa. È ora di andare a scuola, la seguiamo a scuola oppure no? Io direi di no, visto che l'abbiamo visto l'altra volta, magari no, però no, dovevi andare a scuola. Aspetta, vai a scuola, io non voglio venire con te, però a tua scuola devi andare. Ok, perfetto. Stavo dicendo, magari facciamo stringi amicizie. Stavo dicendo, dopo quando torna, possiamo sistemare un po' questa casa, mettere qualcosa di più carino visto che ha un po' di soldini. E poi direi di far trovare comunque un lavoro anche a lei. E come sempre, faccio scegliere a voi il lavoro che dovrà intraprendere Lola. Adesso facciamola studiare un pochettino e nel frattempo, anche oggi che è mercoledì, sta piovendo. Le temperature come sono? Pioggia debole, però la temperatura non è troppo bassa, fa ancora caldo. Lola ha incontrato Wolfgang a scuola. Ok, un nuovo amico, perfetto. Poi sicuramente nei prossimi episodi creerò anche dei ragazzi. Pensavo di crearne al momento uno e poi magari più avanti crearne un altro e farli conoscere alle due sim e poi magari decidere con chi farlo fidanzare. Ha incontrato un'altra persona, ha incontrato Giulia, ottimo. Vediamo un po', manca poco perché non torni a casa. Eccola qua. Per oggi Lola ha finito con la scuola. Il suo lavoro è soddisfacente, ma gli insegnanti pensano che potrebbe migliorare facilmente se solo si impegnasse un po' di più. Non possiamo pretendere troppo. Comunque al momento ha bisogno di mangiare qualcosina. Quindi facciamo. Cucina un pasto grandioso, vediamo un po'. Costano un sacco, però meglio di no. Facciamo pranza. E mangiamo maccheroni al formaggio. Perfetto. Sei mortificata per quale motivo? Smettetela di guardarmi. Oddio. A volte sei l'impressione di non riuscire a farne una giusta e che tutti siano pronti a criticare. Poverina, poverina, guardatela. Com'è depressa. No, vabbè. Mi fa morire dal ridere. Dai, dai, poi invitiamo Aria qui così ti svaghi un po'. Prepara il tuo formaggio grigliato, aiuto, molto bene. E poi hai bisogno anche di un bagno, quindi vieni qui e fai una doccia veloce. No, comunque devo cambiarle gli abiti perché questo maglioncino non mi piace. Dà un effetto troppo brutto. Che bel piattino, molto invitante. Dai, poverina. No, direi che è arrivato subito il momento di invitare Lola. Invita nel lotto attuale. No, Lola, cioè Aria. Vediamo se può venire. È tristissima. Giorno scolastico illuminante. Oggi tutto è sembrato filare liscio. A Lola conviene fare i compiti prima che la situazione si deteriori. Ok. Devi fare anche i compiti dopo. La mandiamo a fare la doccia. Perfetto. Aria arriverà molto presto. Perfetto. Poverina, poverina, ma cosa c'è? Eccola, eccola che è arrivata in tuo aiuto.
Barzelletta autoironica. No, guardate come cammina. Ma vieni qua, dove stai andando? Ok, poi facciamo condividere le tue insicurezze. Chi ci sta chiamando? Max vorrebbe venire da te per passare del tempo assieme. Ok, vieni, vieni. Ok, sta andando un pochettino meglio. Chiedi una rassicurazione, poi facciamo altre scelte. Buffo. Fai un'imitazione. Ah, ma è lui, Max, un bambino. Ok, e parla della pioggia. E poi magari potete venire qui e gioca sotto la pioggia. Vediamo, questo cos'è? Osserva pianta di campanule. Vediamo. Ma non puoi giocare con lei? Vediamo. Ma che carini! Parlotta della cotta. Vai, vai, vediamo. Ottimo, già che ci siamo, direi, visto che sono le 7, direi di invitarla qui a cena e preparare qualcosa. Quindi facciamo, servi la cena e prepariamo. Oddio, non c'è molta scelta. Allora facciamo cucina, vediamo un po'. Cosa possiamo fare per stasera? Uova strapazzate? Sì, perché poi non c'è altro. Ok, facciamo formato famiglia. Ok, sta giocando da sola sotto la pioggia. Basta. Dai, che è già tardi, domani dovete tornare a scuola. Ok, tutto molto interessante qui. Ok. Pianta di campanule è di tipo selvatico. Ok. Nel frattempo sta preparando da mangiare. Nel frattempo Aria ha sonno. Facciamo racconto una storia sensazionale. E poi facciamo impara a conoscere. Perché comunque ancora non si sono conosciute ancora bene. Comunque sì, esatto. Aria lavora soltanto il sabato e la domenica dalle 18 a mezzanotte. Quindi ho fatto un po' di confusione prima. Lavora il sabato e la domenica, ok, ed ha liberi il lunedì e il venerdì, come avete detto voi. I giorni in rosso sono quelli dove non lavora. Ottimo. No, ma comunque Aria dovreste venire qui a consolare Lola, perché sta davvero molto male. È triste. Un po' di pasticci in cucina, ma è tutto normale. È da poco che vivono da sole, quindi si devono ancora fare un po' di esperienza. Chiama a tavola. Prendete tutti. No, ora devi proprio andare. Niente, Aria non ha voglia di mangiare i nostri, cose che avevamo preparato, maccheroni e il formaggio. No, avevamo preparato uova strapazzate con pancetta. Niente, non ha voglia di mangiarle, quindi Aria è andata a casa. Lola, vieni qui, siediti. Direi di mandare via Max perché si è fatto abbastanza tardi e non hai fatto i compiti, mannaggia. Devi farli assolutamente. Fai i compiti. Ottimo, brava. Te li faccio fare ancora un pochettino, non tutti perché sennò viene tardi. Ok, poi fatto questo, direi di mandarla a dormire perché domani è un altro giorno. Dormi. Potremmo anche seguirla a scuola quasi quasi domani, eh? Vedere lei come si comporta. Ah, vai, 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 vai allora. Poveretta, devo anche andare in bagno prima di dormire, giustamente. Usa e poi dormi. I compiti, dai, che ti manca poco, li hai quasi fatti. Perfetto, bravissima. Ok. E voilà, è un altro giorno, è andato. Domani è giovedì, quindi sì, quasi quasi potremo andare con lei a scuola, visto che ancora non l'abbiamo fatto. E magari potremmo con lei non seguire proprio tutte le lezioni, magari fare un po' di amicizia, visto che si sente un po' sola, secondo me. Ecco, qua sono già le 5, le 6, perfetto, è quasi ora di andare, quindi direi che ti puoi anche svegliare, perché sono le 7:30, non avrai molto tempo per mangiare, immagino.
Quindi facciamo, apri, vediamo cosa c'è. No, no, prima di farti una doccia, assolutamente. Non puoi andare a scuola sporca così, fai la doccia. Comunque, lei è un cervello nerd, quindi in realtà non potremmo farla svagare troppo a scuola. Dovrebbe essere il contrario, lei dovrebbe studiare molto e invece Aria essere un po' più menefreghista, diciamo, dovrebbe importarle un po' meno della scuola, cosa che invece l'altra volta non ha fatto perché siamo state molto attente, ma perché volevo in realtà capire bene come funzionasse questa mod. Però lo stesso andiamo con Lola a scuola, partecipa. Ed eccoci arrivati a scuola. Come sempre sono tutti molto contenti di iniziare un nuovo giorno di scuola, sempre super annoiati tutti, infatti ecco qua. Deve assistere ancora come sempre alla lezione, deve fare una domanda sulla logica e deve osservare i cieli con il telescopio dell'osservatorio. Quindi direi, ah guardate c'è anche Aria qui, direi di farglielo fare subito, mandiamola all'osservatorio. Eccolo qui e facciamo. No, aspettate. Ok, osserva il cielo. Dai, andate dentro che piove. Tra l'altro, mi sa che le temperature di oggi sono leggermente calate, esatto, perché fa freddo, quindi magari potremmo anche utilizzare il vestito, l'abito invernale. No, però mi sa che è troppo invernale questo, no, infatti. Maglioncino e aga mi sembra fin troppo esagerato per l'autunno. Comunque, eccola qui, sta entrando a scuola molto bene. Ok, perfetto. Ora dobbiamo esercitarci nella programmazione. Quindi cerchiamo un computer che non mi ricordo dov'era. Eccolo qua. Infatti, qua ci sono anche altre persone. Quindi veniamo qui e facciamo esercitati nella programmazione. Perfetto. E uno è andato. Ottimo. Brava. Ottimo. Questo l'abbiamo fatto. Perfetto. Dovremmo adesso andare giù e partecipare alla lezione in classe. Sì, ma vediamo se possiamo fare un po' di amicizie. Ad esempio, qua ci sono due ragazzi, esatto, presentiamoci. Ugo è presentazione amichevole e invece tu sei Davide, facciamo presentazione amichevole anche con te. È arrivata anche Aria, brava, e quindi chiacchieriamo un po' anche con lei dopo. Loda l'etica professionale, discuti dell'ultimo libro, facciamo. Sì, poi facciamo con Aria e condividi idee. Ehi Lola, ci piacerebbe molto che tu entrassi nel club modelli. Che ne pensi? Ma direi di sì, è una fantastica idea. Sì, con piacere. Ecco qua, vediamo un po'. Il Club Modelli ti dà il benvenuto. Sono felice che tu abbia deciso di essere dei nostri. Stiamo tenendo un raduno del club e ci piacerebbe molto che ti presentassi al gruppo. Stavo pensando di incontrarci qui, Torre del Bagnante. Vogliamo goderci l'acqua della piscina. Dovresti raggiungerci lì. Vuoi unirti a noi? Assolutamente sì. Andiamo. Sì, ci sarò. Nel frattempo la scuola è finita. Anzi, in realtà non è finita, però noi l'abbiamo fatta finire molto prima a mezzogiorno. Per un nerd non è proprio il massimo. Lola è tornata a casa, ha lasciato la scuola in anticipo di ben 3 ore, ci cioè sono tantissime. Però vediamo un po' chi fa parte di questo club. Abbiamo lei, Sioban, non so come si pronunci, ok, che è appunto è il capo, diciamo, di questo club. Poi abbiamo Luna, abbiamo Sofia, abbiamo Sergio e abbiamo Lola. Quindi volendo potremmo poi invitare altri sim, anche se al momento non abbiamo questa autorizzazione, il permesso per poter aggiungere un nuovo sim. Le cose che bisogna fare: guadagnare i punti del club svolgendo appunto le attività durante un raduno. Quindi abbiamo bere caffè, abbiamo usa interazioni perfide con membri del club rinnegati, ok, e poi abbiamo prova degli abiti. Quindi secondo me per lei come lavoro sarebbe perfetto
venditrice al dettaglio, una cosa del genere, però fatemi sapere questo nei commenti quale sarà il lavoro che dovrà intraprendere Lola. Direi però di chiudere qui l'episodio, magari lo chiudiamo andando a sistemare qualcosina del suo appartamento, come dicevo prima, e poi la prossima volta iniziamo questo raduno. Comunque, sistemiamo un po' questo appartamento. Come prima cosa vado a sostituire il pavimento della camera da letto perché non mi piace per niente e lo farei, vediamo, no, vediamo questo, se c'è qualcosa di carino, sì, questo potrebbe essere un buon compromesso. In cucina invece lo mettiamo più scuro, anzi facciamo così, mettiamolo così in tutta la casa. Io cambiamo il colore delle pareti e le facciamo, vediamo, questo color pesca. Lo potremmo mettere in cucina e nel salotto lo farei così, altrimenti potremmo farlo grigio chiaro. Sì, e lo facciamo anche in camera. Perfetto, e poi magari apportiamo qualche modifica e togliamo questo tavolo così, cambiamo anche la luce e andiamo qui. Come luce metto la solita, quindi ne metto una qui, ne metto una all'ingresso e ne mettiamo una in camera da letto qui e poi giusto una in cucina. Perfetto. Andiamo nel salotto, mettiamo la TV e la mettiamo. Questa quanto costa? 2005, costa un po' troppo. Quindi prendiamo un mobiletto tipo questo, lo mettiamo qui. Magari facciamolo così e sopra appoggiamo la TV, mettiamo questa qui. Ok, poi prendiamo i divani e mettiamo questo, lo mettiamo qui, perfetto, e siamo a posto. E invece qui mettiamo una scrivania e mettiamo la più semplice, la mettiamo qui, anche di questa cambiamo il colore e la facciamo come il mobiletto, o almeno avviciniamoci il più possibile, sì, così. Mettiamo una sedia e mettiamo questa, molto bella, perfetto. E qui mettiamo un computer. Quindi mettiamo, questo quanto costa? 1250, potrebbero anche bastarci, quindi mettiamo questo e magari mettiamo giusto una decorazione per rendere il tutto un po' più carino. Bello questo con la scritta Love, mettiamola qui. Ok, no, però non mi convince molto. Mettiamola qui, vediamo come ci sta. Sì, e sopra la scrivania mettiamo cosa c'è di carino. Potremmo mettere questo, magari questo qua, che mi piace di più. Ok, perfetto, quindi abbiamo il nostro ingresso, abbiamo la zona scrivania, poi sistemeremo magari qui la libreria, però non ci ho fatto caso a questo angolino, potremmo mettere la scrivania qui, però poi questi non ci stanno più, quindi questi li lasciamo ugualmente qui, esatto, e qui teniamo la scrivania. Mettiamo qualcosina, visto che abbiamo ancora un po' di soldi sopra la scrivania, e ne mettiamo uno qui e uno leggermente più su così. Vediamo le fantasie, se c'è qualcosa di più carino, mettiamo un ananas e mettiamo questo. Ok, direi che così può andare. Con il tempo poi, nel corso dei prossimi episodi, come sempre andremo a sistemare anche il resto delle cose per rendere la casa ancora più accogliente e più carina. Fatemi sapere cosa ne pensate anche dell'appartamento di Lola, che ancora non vi ho fatto vedere. Da fuori è molto carino, super accogliente, dentro invece ha bisogno di un po' di modifiche. Comunque, spero che questo episodio vi sia piaciuto e di avervi tenuto come sempre compagnia. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, mi raccomando, quale sarà il lavoro che dovrà intraprendere Lola.
e cosa vorreste magari vedere di carino nel prossimo video. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi episodi. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!